Eccomi qua alla piscina dell'Hard Rock Hotel. Il Crown. City of Dreams, dietro non si legge il nome, decadentissimo. Qui l'hotel. Adesso al momento io sono qui nella piscina, nella jacuzzi, mi rilasso in una domenica pomeriggio sera al tramonto. E sempre meno gente qua in giro. C'è un pensiero che volevo fare, perché mi trovo proprio nella condizione ideale per farlo, e del resto stavo leggendo il libro di Enrico Ruggeri, Che giorno sarà. Non è un libro autobiografico, ma descrive un po' della realtà dei musicisti. Ma questa poi è una cosa ovvia, insomma, i musicisti concepiscono, come del resto i pittori, una loro idea in qualunque posto. Possono trovarsi in una piscina, possono trovarsi in giro in macchina, nel loro salotto, nel deserto, poco importa. Poi, dopo che è stato concepito un concetto, diciamo, arriva il duro lavoro, arriva il lavoro di mesi, di settimane sicuramente, in laboratorio, studio di registrazione, qualunque posto, dove si crea e si raffina con il duro lavoro il concetto. Lo stesso io ho anche alcuni amici che si occupano di scultura ed è la stessa cosa, insomma, loro le idee non le cercano in laboratorio, le idee loro le concepiscono quando arrivano. Se si mettono in laboratorio o nel salotto, dovunque sia, formalmente dire adesso concepisco il nuovo concept per la mia scultura, per il mio dipinto, non esiste. Un tempo era così anche per lo scienziato, insomma, che si trovava ad avere le idee. Dopotutto la scienza è una disciplina creativa, perché se si parte dal mito, no, Newton, no? La mela in testa, ovviamente questi sono miti, però fanno capire che fondamentalmente l'idea sulla descrizione di un fenomeno la si ha generalmente sul campo, insomma, accadono cose in attesa. Non è che uno dice adesso voglio scoprire la legge di gravità, voglio definire la legge di gravità, oppure c'è questo particolare fenomeno del mondo che adesso io con l'utilizzo della matematica voglio descrivere, no? Voglio modellizzare. No, cioè non funziona così. Un tempo anche l'accademico aveva appunto questa libertà e lui se ne andava in giro, aveva idee, e poi arrivava al duro lavoro, poteva per anni lavorare su un libro e magari anche scrivere solo un libro in vita. Poi è arrivata la mentalità impiegatizia, dopo quel discorso si amplierebbe molto, per quale motivo è arrivata, chi l'ha fatta arrivare. È arrivata la mentalità impiegatizia e poi è arrivato il presenzialismo, cioè che è l'idea secondo la quale uno per lavorare deve stare in ufficio più ore che può. In realtà questo presenzialismo nient'altro è che assenteismo, perché poi come ben sapete la gente si richiude in polverosi uffici e quasi autisticamente non parla con nessuno, e quindi queste sono le premesse peggiori per concepire un'idea. Guardate fra l'altro che bel tramonto. Messi nelle condizioni peggiori per concepire un'idea e per collaborare, insomma, fondamentalmente. Ecco qua che partono le luci. Un po' bisogna anche distrarsi a volte. Guarda che bello. Siamo al tramonto, partono le luci. Poi la storia non è finita, perché oltre alla mentalità impiegatizia, questo presenzialismo, assenteismo, dove la gente si richiude nei fatti suoi in ufficio, non si sa cosa faccia, è arrivata infine anche la bibliometria. La bibliometria è un po' come se la capacità di una persona di creare idee, di comunicare, si basasse sulle citazioni, un po' come se si misurasse la qualità di un artista dal numero di dischi che vende, o la qualità di una persona dai soldi che guadagna, no? Questa è un po' l'idea. No, poi lo so, gli esperti della bibliometria diranno
No, ma non è così, qui si va, guardano cose più importanti. Sì, importantissime, tant'è vero che chiunque sa come barare col sistema. E poi questo sistema chiaramente di cose fa sì che chi ha veramente un'idea innovativa, originale, poi non la può seguire perché deve seguire piste già battute, perché è lì che arrivano le citazioni. E comunque, insomma, fondamentalmente stavo dicendo che quella che è una professione che tutto sommato per certi versi si avvicina a quella dell'artista, che è quella dello scienziato, in questo caso quella dell'accademico, in realtà viene ridotta a un videogame dove si tratta di pubblicare su certe riviste, conferenze, poi magari quelle dell'era, no? Del ranking australiano, che lo stesso governo ha detto essere basate su corruzione, perché chiaramente c'è tutta una serie di lobbisti che vogliono che la propria rivista, la propria conferenza venga listata, venga indicata in questa lista, e magari venga indicata con la lettera A, insomma, perché c'è A, B, C, no, ci sono i punteggi, in modo che chiaramente poi gli accademici tenderanno a voler pubblicare lì con tutti i risvolti economici che può avere un publisher, dove ovviamente il publisher è clamoroso perché è forse l'unico business in cui si fa pagare sia da chi scrive che da chi legge, no? Che spesso sono le stesse persone, anche se magari chi legge non paga direttamente, ma sono istituzioni o biblioteche universitarie a pagare, di fatto è quello il discorso, capito? Quindi è un grande business e chiaramente non ci si può aspettare che non ci sia lobbismo in questo senso. Perché ho fatto questo video qui nella Jacuzzi? Perché è un po' a sfregio, capito? Perché io in realtà sono qui, oggi studio, lavoro, concepisco e lo faccio da una piscina anziché farlo da un ufficio, e domani, che è lunedì, potrò concretizzare molte di queste idee. Se io oggi fossi stato in ufficio sarei rincoglionito oltre che isolato. Quindi insomma un po' va tutta ripensata questa storia dell'Accademia, della bibliometria e della meritocrazia. Arrivederci.